47° giorno di guerra, non cambia molto la situazione sul campo, se non una riconversione della marcia dell'armata russa da nord a sud e un tentativo di conquista della regione del Donbass. Del resto nulla di nuovo sul fronte delle operazioni terrestri, forse qualcosa di nuovo sul fronte delle trattative e possibili nuove sanzioni da parte dell'Europa. Insomma, un 47° giorno avaro di notizie, se non la resistenza a Mariupol ancora presente da parte degli ucraini, dei gruppi di resistenza ucraina che si battono nelle case, impedendo così all'armata rossa di poter avanzare. E questo tipo di combattimento ricorda quello che ci fu nel 1942-43 a Stalingrado, che impedì poi all'esercito tedesco di procedere all'attacco. Bene, altre informazioni ve le darò nel corso della giornata, qualora ne ho, qualora ne avremo, ma ho detto, sembra una giornata fotocopia di quelle di ieri. Buona visione col servizio e mi raccomando, teniamo sempre la situazione sotto controllo, perché è il caso di tenerla. Come si dice, di monitorarla, perché nei prossimi giorni potrebbe esserci qualche sorpresa, tipo Odessa, che è una città sul mare a sud, e quindi è molto importante per quanto riguarda l'economia della operazione in Ucraina. Le sirene antiaeree hanno rotto per l'ennesima volta il silenzio nella notte in gran parte delle regioni ucraine, soprattutto nel sud e nell'est del paese. Kiev, Leopoli, Dnipro, Kirovohrad, Odessa, Termopil e Sumy. Bombe a Kharkiv e Mykolaiv, dove un'enorme esplosione a ridosso della linea del fronte avrebbe colpito la difesa missilistica ucraina. La tensione tra i civili è altissima, con l'esercito russo che si prepara all'attacco decisivo per la conquista del Donbass. Ci sarà un'offensiva non solo su Mariupol, ma anche su altri luoghi, città e villaggi. Libereremo completamente Luhansk e Donetsk e poi prenderemo Kiev e tutte le altre città, avverte in un video Razman Kadyrov, comandante delle milizie cecene impegnate nella guerra in Ucraina. L'esercito di Putin sarebbe pronto all'offensiva anche tra Izium e Dnipro, considerato obiettivo strategico, con centinaia di veicoli militari in movimento per avvicinarsi alle città, mentre continua anche l'avanzata verso Mariupol, dove i russi hanno conquistato nuovo territorio, dividendo in due la città assediata da settimane. Sono almeno 227 i civili uccisi nell'oblast di Donetsk, esclusi Mariupol e Volnovakha, 748 i feriti, afferma il capo dell'amministrazione regionale ucraina, mentre si moltiplicano le notizie degli orrori perpetrati dai russi con l'intelligence britannica, che fornisce nuove testimonianze sui presunti crimini di guerra, aggiungendo che persistono le accuse di violenza sessuale commesse dai russi.
Una fossa comune con decine di corpi, alcuni gettati anche nei tombini, è stata trovata nel villaggio di Buzova con l'arcivescovo di Kiev che parla di persone torturate anche nelle chiese. La Russia condurrà un attacco su larga scala, ma noi siamo pronti, ha detto ieri sera il presidente Zelensky, che nel frattempo chiede ancora armi all'Occidente, senza chiudere però la porta del dialogo. Milizie filorusse a Mariupol, inquadrate nei reparti di Mosca, con il compito di snidare la resistenza ucraina nella città porto del Donbass, la regione orientale dove i russi stanno concentrando le loro forze dopo essersi ritirate da Kiev. Pensavo che ci sarebbe andata meglio, che sarebbe stato più veloce, tutto procede lentamente. Il miliziano filorusso aggiunge che gli ucraini sono combattenti preparati, la NATO li ha addestrati bene. I russi controllano gran parte della città, questo è il teatro, simbolo della sua quasi totale distruzione. Ma scontrandosi fra le macerie non riescono ad avere la meglio su qualche migliaio di soldati ucraini. La guerriglia va avanti da settimane. Per superare lo stallo, che riguarda non solo Mariupol ma tutto il Donbass, i comandi russi si preparano a sferrare sulla regione un attacco su larga scala. La vice premier Irina Verenshuk è tornata ad invitare gli abitanti dei distretti di Luhansk e Donetsk a lasciare le proprie abitazioni. Le città si stanno svuotando, i russi continuano però ad impedire le evacuazioni, soprattutto da Mariupol. Colonne di mezzi, riprese da satellite, lunghe una decina di chilometri, stanno convogliando verso il Donbass. Le truppe russe si stanno spostando nell'est del nostro paese per conquistarlo, ha avvertito il presidente Zelensky. Il New York Times scrive che a breve una grande offensiva verrà sferrata da Izium e Dnipro, le due città porte d'ingresso del Donbass, per tagliare rifornimenti e chiudere in una sacca gli ucraini. Anche Ramzan Kadyrov, il capo delle milizie cecene impegnate in Ucraina, annuncia la vittoriosa marcia verso il Donbass, ma lui vuole andare oltre. Prenderemo anche Kiev, dice, non ci siamo dimenticati della capitale. Un orrore senza fine, quello delle fosse comuni disseminate nella fascia metropolitana di Kiev. A Bucha, la prima, quella che ha sconvolto il mondo, 360 corpi ritrovati. Il sindaco riferisce di una realtà ancora più raccapricciante. Un cittadino su 10 sarebbe stato fucilato dai russi. A Buzova, decine trovati sepolti e 50 cadaveri da almeno una settimana abbandonati lungo i 6 chilometri della strada che porta alla capitale. Una sessantina di abitanti ancora scomparsi, non si sa se finiti sotto le macerie dei bombardamenti o giustiziati. 1.222 civili uccisi nell'oblast della capitale, Bucha, Irpin, Borodianka, ora Buzova, hanno pagato il fallimento militare di Mosca che ora, secondo l'intelligence britannica, Mariupol potrebbe usare bombe al fosforo bianco, vietate dalle convenzioni internazionali. Profanate anche le chiese. La denuncia di Monsignor Shevchuk, capo della chiesa greco-ortodossa ucraina. Il tempio di Lukashivka, usato come caserma e luogo di torture e omicidi. Le truppe russe in ritirata hanno anche disseminato di mine a lento rilascio le vie d'accesso alle grandi città, come Kharkiv, colpita in poco più di 24 ore da 66 attacchi, 11 morti. A Makariv, 133 le vittime, con segni di torture, mani legate, persone inermi uccise dalle granate lanciate nei rifugi. Mosca si concentra anche su obiettivi militari. L'aeroporto di Dnipro ridotto in macerie, distrutti hangar con 4 lanciamissili S-300 forniti dall'Europa all'Ucraina. Bombardata anche una base militare, sede del battaglione Dnipro, con combattenti stranieri. Ed è allerta per il nuovo capo dell'armata russa, il generale Dvornikov, il cui nome è legato a doppio filo alle atrocità commesse in Siria. Mentre ogni giorno continuano ad emergere gli orrori commessi dai militari russi durante la ritirata dalla regione di Kiev, la diplomazia torna al lavoro. Questa volta a tentare la mediazione il cancelliere austriaco Nehammer. Oggi andrà a Mosca per un faccia a faccia con Putin e sarà la prima visita al Cremlino del leader di un paese dell'Unione Europea dopo l'inizio dell'invasione in Ucraina il 24 febbraio scorso. Nehammer, che ha informato i partner europei della sua visita, ha detto di voler agire come costruttore di ponti per cercare una soluzione diplomatica al conflitto, anche se si è detto poco ottimista. Un incontro concordato anche con il presidente turco Erdogan, il cui paese svolge il ruolo di mediatore nei negoziati tra Ucraina e Russia e che ha assicurato ogni tipo di sostegno per facilitare la pace. Sabato scorso il cancelliere austriaco, dopo aver incontrato il presidente ucraino Zelensky a Kiev, si era recato a Bucha, luogo simbolo ora al centro delle accuse di crimini di guerra alla
Russia. L'offensiva russa è del tutto inaccettabile, aveva affermato, sottolineando che per quanto l'Austria sia militarmente neutrale, questo non può comunque incidere quando si tratta di menzionare i crimini e quando si tratta di andare dove sta effettivamente accadendo l'ingiustizia. Intanto Zelensky si mostra realistico. Nessuno vuole negoziare con chi tortura la nostra nazione, ma non vogliamo perdere l'opportunità di una soluzione diplomatica per mettere fine a questa guerra, dice, tornando però a chiedere armi all'Occidente. Se siamo più forti sul terreno, saremo più forti nei negoziati.